mezzo che stiamo lavorando. No, no, no. Allora,
pronto. Però l'ha fatto più largo il secondo. Mamma mia, il secondo l'ha fatto più largo. Oh.
messa seconda. Ora va a stare il secondo. Ora dopo danno. Ma questo è un piano. Oh, sono sempre chi di che non è andato a posto. Tenore, per la conclusione del primo meeting dell'off-road città di Trappeto. Sì, oggi siamo alla chiusura, abbiamo premiato già i concorrenti, è stata una manifestazione impostata su due giorni proprio per fare in modo che la gente si pernottasse qui a Trappeto e potesse anche consumare qualcosa a Trappeto. Così si è visto un riscontro nelle attività commerciali a Trappeto. Devo dire che comunque questa manifestazione ha avuto
un piccolo contrasto con quello che sono state le altre manifestazioni dei paesi vicini. In Balestrade aveva un'altra manifestazione, a Palermo c'era la salita di Monte Pellegrino, per cui la gente è stata impegnata in quell'altra zona ed era un pochettino dispersiva la cosa. C'erano le cantine aperte e quell'afflusso di gente che noi pensavamo che arrivasse non è stato poi realmente così. Si sono presentati a Trappeto un sacco di persone, ma noi avevamo un'idea diversa. Comunque Trappeto è stata oggi e ieri un punto di attrazione per chi era appassionato delle moto e delle auto. Io ringrazio questa amministrazione, chi ci ha aiutato con i contributi per realizzarla, quindi la Regione, la Banca Torrizzo e tutti i commercianti di Trappeto che hanno voluto partecipare. Ringrazio l'associazione Musa che è stata da coordinatore con le altre associazioni per quanto riguarda l'organizzazione. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che mi sono stati vicini, la Giunta, il sindaco e l'assessore che si sono messi a completa disposizione. Ringrazio la Protezione Civile di Trappeto, ringrazio la Proloco che ha collaborato per questa manifestazione pagando la SIAE, ci tenevo a dirlo questo. E ringrazio tutti quelli che sono stati presenti alla manifestazione, perché grazie a loro che questa manifestazione è riuscita. Ci hanno dato una giornata di veramente di festa e di emozioni, perché le gare fatte in quel campo lì sono state abbastanza emozionanti. Spero di ripeterla il prossimo anno e di migliorare laddove si può migliorare. Grazie. Sindaco, oggi siamo qui anche in sala consiliare per la conclusione del meeting dell'off-road. Vuole dire qualcosa a proposito? Io voglio dire due parole. Intanto devo ringraziare a tutti gli organizzatori, a tutte quelle che hanno partecipato, ma un grazie va al Presidente del Consiglio che ha voluto fortemente questa manifestazione e grazie a lui si è organizzato questa manifestazione. Abbiamo avuto due giorni bellissimi a Trappeto. Io speriamo che il prossimo anno sia di nuovo organizzata e il Presidente del Consiglio ha preso l'impegno di organizzarla, perché lui è, devo dire, un patito di queste cose. Le piace, l'ha organizzata 10 anni fa e l'ha ripetuto quest'anno, sperando che il prossimo anno sia di auspicio e organizzarla in modo diverso.